Buonasera a tutti, è veramente una grande emozione vedervi tutti. Tra l'altro vedo rappresentanti della Casa delle Donne di Pesaro, Rufano, Ancona, quindi c'è stata una convergenza di tante persone e siamo veramente molto molto felici di questo. Beh, il tema di questa serata è Arriva Primavera, perché come insegnano le favole, i miti, che sono sempre scaltri nella decifrazione dei loro simboli, per riuscire a crescere senza perdere l'anima bisogna saper attraversare l'inverno. Non a caso primavera è core, è una fanciulla che diventa una donna, diventa una regina dopo 6 mesi di lunghissimo inverno nel regno delle ombre. E un ringraziamento speciale però va alla società degli eredi dei 100 consorti. All'inizio di ogni serata l'abbiamo ricordato, proprio perché è stato molto importante il loro contributo per noi quest'anno. Ricordo che 200 anni fa, nel 1819, 100 consorti maceratesi decidevano di erigere questo sferisterio, cita il documento, laddove vi era un tratto delle mura castellane cinquecentesche di Antonio e di Andrea da Como, un fondo del capitolo della cattedrale in Enfiteusi, dato al coltivatore Zampi, un torrione, un orto di Bartolomeo Amici, una casa di Giuseppe Pierluigi detto Paccaragia e un gruppo di casette del quartiere Cocolla. Quindi tutto questo, torrione, casette, orti, ha contribuito a creare lo sferisterio. Ma non fu semplice mettere insieme 100 consorti, perché in realtà non si era arrivati al numero di 100 e si era creata una grande inquietudine ed un grande scontento che stava mandando questa grande impresa a rotoli. Chi intervenne fu un mecenate, Pantaleone Pantaleoni, il quale decise di mettere lui le quote che mancavano, perché serve sempre un mecenate, e come scrisse, ogni buon cittadino deve preferire l'amor patrio al proprio interesse, alle sue private inclinazioni. Se non è completato il numero dei 100 carati, se qualcuno dei soci volesse recedere, prometto in fede di essere io a supplire. Possa questo mio esempio aiutare ogni altro, se non concorre con maggiori mezzi, almeno non tralasciare un'ulteriore opposizione, con persuadere il compagno a dimetterla per vedere al più presto compiuta un'opera che sarà di decoro e vantaggio della città e di compiacenza e di perpetuo onore alla memoria di tutti quelli che vi hanno contribuito. Beati gli uomini di buona volontà. Grande lezione di civiltà e di stile da parte di Pantaleone Pantaleoni, maceratese. Allora, purtroppo questa sera, questo è il problema della diretta, abbiamo avuto una defezione, perché Serena Brami ha 40 di febbre, è ammalata, è senza voce, per cui voi avevamo preparato, tra l'altro proprio per in onore del libro di Sandra Petrignani, questa bellissima biografia di Natalia Ginzburg, La Corsara, un brano che tra l'altro fa parte dell'ultimo CD di Serena Brami e di Fabio Capponi, che ringrazio qui, un bellissimo album di nome Souls, dove c'è una canzone particolare che avevamo scelto proprio come introduzione per questa sera. Ve la faremo sentire senza Serena, è come se Serena fosse in questo momento con noi. Una canzone scritta, tra l'altro, da Pasolini e Modugno, Cosa sono le nuvole? Che tra l'altro era la colonna sonora di Commedia all'italiana, una serie di episodi nei quali recitava Modugno insieme a Totò. Per cui Serena, così in absenzia, è con noi, ma abbiamo il maestro Fabio Capponi, musicista, compositore, abbiamo, e siamo molto felici, Cristiano Giuseppetti al violino, il quale suona con l'Orchestra della Fenice, con l'Orchestra di Santa Cecilia e ha introdotto il concerto del secolo allo Sferisterio dei Radiohead. Pamela Olivieri, una delle più belle voci, per noi interpreterà questa sera Natalia Ginzburg.
Scrivere, ed io lo so da molto tempo. Spero di non essere fraintesa. Sul valore di quel che posso scrivere non so nulla. So che scrivere è il mio mestiere. Quando mi metto a scrivere mi sento straordinariamente a mio agio e mi muovo in un elemento che mi pare di conoscere straordinariamente bene, adopero degli strumenti che mi sono noti e familiari e li sento ben fermi nelle mie mani. Non me ne importa, non me ne importa niente di come fanno gli altri scrittori. Intendiamoci, io posso scrivere soltanto delle storie. Se mi provo a scrivere un saggio di critica o un articolo di giornale a comando, va abbastanza male. Ho capito che era il mio mestiere molto tempo fa. Tra i 5 e i 10 anni ne dubitavo ancora e un po' mi immaginavo di poter dipingere, un po' di conquistare dei paesi a cavallo e un po' di inventare nuove macchine molto importanti, ma dopo i 10 anni l'ho saputo sempre e mi sono arrabattata come potevo con romanzi e poesie. All'epoca in cui scrivevo i miei racconti brevi, con il gusto dei personaggi ben trovati e dei particolari minuziosi, in quell'epoca ho visto una volta passare per strada un carretto con sopra uno specchio, un grande specchio dalla cornice dorata. Vi era riflesso il cielo verde della sera e mi sono fermata a guardarlo mentre passava con una grande felicità e il senso che avveniva qualcosa di importante. E poi mi sono nati i figli. Ed io sul principio, quando erano molto piccoli, non riuscivo a capire come si facesse a scrivere avendo dei figli. Non capivo come avrei fatto a separarmi da loro per inseguire un tale in un racconto. Mi occupavo della crema di riso e della crema d'orzo, e se c'era sole o non c'era sole, se c'era vento e se non c'era vento, per portare i bambini a passeggio. I bambini mi parevano una cosa troppo importante perché ci si potesse perdere dietro a delle stupide storie, stupidi personaggi imbalsamati. Ma avevo una feroce nostalgia e qualche volta di notte mi veniva quasi da piangere a ricordare com'era bello il mio mestiere. Ho messo neppure troppo tempo. Preparavo ancora il sugo di pomodoro e il semolino, ma pensavo intanto a delle cose da scrivere. Adesso non desideravo più tanto scrivere come un uomo, perché avevo avuto i bambini e mi pareva di sapere tante cose riguardo al sugo di pomodoro, e anche se non lo mettevo nel racconto, pure serviva al mio mestiere che io lo sapessi. In un modo misterioso e remoto, anche questo serviva al mio mestiere. Scrivevo il mio racconto molto in fretta, come con la paura che scappasse via. Io lo chiamavo un romanzo, ma forse un romanzo non era. Del resto, finora mi è successo sempre di scrivere in fretta e delle cose piuttosto brevi. A un certo punto mi è sembrato anche di capire perché. Perché ho dei fratelli molto maggiori, molto maggiori di me, e quando ero piccola, se parlavo a tavola mi dicevano sempre di tacere. E così mi ero abituata a dire sempre le cose in fretta, a precipizio e col minor numero possibile di parole.
sempre con la paura che gli altri riprendessero a parlare tra loro e smettessero di darmi ascolto. Può darsi che sembri una spiegazione un po' stupida, lo so, eppure deve essere stato proprio così. Mi è accaduto di conoscere bene il dolore. Dopo quel tempo che stavo nel sud, un dolore vero, irrimediabile, immedicabile, che ha spezzato la mia vita. E quando ho provato a rimetterla insieme in qualche modo, ho visto che io e la mia vita eravamo qualcosa di irriconoscibile rispetto a prima. Immutato restava il mio mestiere. Ma anche lui è profondamente falso dire che era immutato. Gli strumenti erano sempre gli stessi, ma il modo in cui li usavo era un altro. Così mi è successo a volte di pensare che non sono stata poi tanto disgraziata nella mia vita. E sono ingiusta quando accuso il destino e gli nego ogni benevolenza verso di me, perché mi ha dato 3 figlie, il mio mestiere. Del resto non potrei neppure immaginare la mia vita senza questo mestiere. Quando scrivo qualcosa, di solito penso che è molto importante e che io sono un grandissimo scrittore. Ma c'è un angolo della mia anima dove so molto bene e sempre quello che sarò. Cioè un piccolo, piccolo scrittore.
benvenuti di nuovo e ribenvenute naturalmente. Devo dire che aprire l'ultimo pomeriggio dei giorni della Merla con le parole di Natalia Ginzburg fa un grosso effetto, anche perché mi veniva in mente, mentre ascoltavo i suoi tormenti di scrittrice e madre, quello che diceva un premio Nobel come Alice Munro. Alice Munro diceva sempre che le scrittrici devono uccidere l'angelo della casa, e a volte questo angelo uccide le scrittrici, come è stato nel caso di Shirley Jackson, un'altra grandissima autrice americana. Beh, insomma, Natalia Ginzburg in fondo ci è venuta a patti con questo angelo della casa, perché lei sì, ha dovuto cucinare le sue creme d'orzo e i suoi sughi, però, come avete ascoltato, poi da quello ha tratto linfa per quello che scriveva. Ne parleremo. Perché abbiamo scelto questo sottotitolo per la terza giornata? Aspetta primavera, non tanto perché amiamo John Fante e i suoi meravigliosi romanzi come Aspetta primavera Bandini, ma perché davvero, come diceva Lucia poco fa, grazie a Natalia Ginzburg e grazie a Sandra, allo sguardo straordinario di Sandra Petrignani, non solo nella corsara che ha dedicato a Natalia Ginzburg, ma un po' in tutto quello che ha fatto, devo dire, è possibile avere con noi, ragionare di scrittrici in particolare che hanno quello sguardo lungo, che hanno quello sguardo non implacabile ma comprensivo, ma in grado di vedere una meta. Leonardo Sciascia negli anni '80 diceva: il mio problema è che vedo la meta allontanarsi. L'inverno del nostro scontento probabilmente non ci fa vedere neanche la meta. Natalia Ginzburg la vedeva, e forse e sicuramente attraverso le parole di Sandra, per chi scrive e per chi legge è possibile trovare una meta. Due parole sulla corsara. La corsara, ritratto di Natalia Ginzburg, è sì una biografia ma è un romanzo sostanzialmente, è una biografia che ha la forza della narrazione e della letteratura come Sandra Petrignani ha, e è arrivato terzo al premio Strega 2018, il che è un grandissimo risultato. È stato un libro immediatamente molto amato non solo dai critici ma dai lettori e dalle lettrici, e pone una curiosità che è anche la prima domanda che vorrei fare a Sandra, perché è la sua postura che mi interessa e che credo fa sì che tutti noi ci poniamo la domanda. Sandra ha raccontato precedentemente Marguerite Duras. Con questo atteggiamento non è esattamente una biografia, è una biografia, è un romanzo. Prima ancora, Addio a Roma, aveva raccontato gli scrittori e le scrittrici legate a una città, ma penso anche alla scrittrice Abita qui, che era un'esplorazione nelle case, nei luoghi delle scrittrici. Per questo a me sembra sempre di vedere il primo baluginio di primavera negli sguardi di Sandra in particolare, proprio perché guardare gli altri, raccontare gli altri, restituirci gli altri. Come nasce tutto questo? Ma nasce, oddio, è fortissimo, ma nasce da alcune fissazioni. E, per esempio, la scrittrice Abita qui nasce che avevo 30 anni e era un'età in cui amavo molto scrivere, ma soprattutto viaggiare. E avevo presentato alla Mondadori, perché pensavo la casa editrice più ricca, uno schema di questo libro che prevedeva una serie di viaggi molto costosi alle case museo di queste grandi scrittrici del Novecento. E da Mondadori c'era Gian Arturo Ferrari che mi disse: sì, perfetto, mi piace molto, bellissima idea, vada, faccia i viaggi. Quando torna glielo pubblico sicuramente il libro su questi viaggi. E io ho preso la mia schedina, l'ho messa nel cassetto, e poi sono passati parecchi anni quando la Neri Pozza mi ha proposto un libro di viaggi. Io ho ritirato fuori questa vecchia idea e finalmente ho potuto realizzarlo, anche perché poi alcuni viaggi li avevo fatti per i giornali, eccetera, eccetera. E allora voglio dire che certe volte la vita ti porta in direzioni abbastanza impreviste, no? Ecco, e una mia passione era viaggiare, l'altra era andare per case, vedere le case, non necessariamente delle scrittrici, ma insomma, dovunque vado, se vedo che c'è qualcuno che magari neanche conosco, insomma, vedo che è abitato lì, mi viene proprio questo impulso irrefrenabile di andare e vedere, cercare quella persona
attraverso gli oggetti che ci persistono, insomma, eccetera. Ecco, quindi parte, ecco, del mio lavoro che è andata in questa direzione viene da un'ossessione personale. Natalia Ginzburg, l'ho conosciuta, il modo, insomma, in cui ci siamo incontrate è stato anche per me molto traumatico. Allora, ci fermiamo su questo, sì. Cioè, voi immaginate una scena, c'è una ragazza, una giovane donna, che esce da una casa, per l'appunto si siede sulle scale e piange. Quella ragazza era Sandra e la casa era quella di Natalia Ginzburg. Che cosa era successo in quella casa? Era successo che le avevo dato da leggere un manoscritto, un mio primissimo, ancora non lavorato, devo dire, poi ci ho lavorato, e lei me lo rifiutò. E per me è stato veramente un evento molto molto traumatico, ma quanto fosse stato traumatico l'ho scoperto scrivendo poi un libro su di lei. Me l'ha rivelato, devo dire, il nipote di Giulio Einaudi, Malcolm Einaudi, presentandomelo al Salone del Libro di Torino in pubblico, e mi ha detto: ma tu hai capito perché hai scritto il tuo libro? Dico: beh sì, volevo rendere un omaggio a questa grandissima scrittrice, a questo personaggio così di rilievo come opinionista, parlamentare, unica donna di potere dell'editoria italiana per l'Einaudi, la prestigiosa Einaudi dei tempi, insomma, quindi come mai non c'era un libro su di lei? Io per questo l'ho fatto. E lui mi ha detto: ma no, assolutamente no, io che conoscevo bene Natalia so quale ferita poteva provocare quando era dura, quando era così tranchant, perché lei era sincera senza tener conto di quello che provocava questa sincerità. E quindi io immagino quale ferita profonda lei ti abbia lasciato, anche se dopo in qualche modo doveva aver sanato questa ferita, almeno così me l'ero raccontata, perché poi l'ho frequentata con Giulio Einaudi, lei mi ha coinvolto in cose sue, è stata molto, proprio ancora un suo biglietto di apprezzamento per un racconto che era uscito sul Corriere della Sera, poi è morta perché è morta a 75 anni, troppo presto, e quindi questo rapporto non si è sviluppato. E io credevo veramente che quella ferita fosse risanata, però poi ho ripensato a quel che mi ha detto Malcolm e secondo me invece quella ferita aveva lavorato molto dentro di me e probabilmente ho pensato: è l'anima di questo libro, l'anima segreta. E per cui io non parlo di me, ovviamente, molto poco esco fuori ogni tanto dentro questo libro, ma a parte quella scena iniziale non parlo di me, parlo di Natalia, parlo della sua meravigliosa generazione, parlo dei suoi amori, del suo lavoro, di Calvino, di Pavese, insomma tutta quella compagnia straordinaria, Leone, il grande Leone, Ginzburg, il suo primo marito, il simpaticissimo secondo marito e altro personaggio di meno noto ma di grande intelligenza, verve, anche bravissimo scrittore che fu Gabriele Baldini, appunto il suo secondo marito, eccetera eccetera eccetera, le sue amicizie, Elsa Morante, bla bla. Ecco, quindi parlo d'altro, però quello che forse ha fatto la fortuna di questo libro, quello che il lettore sente è una verità personale mia che l'ho scritto, che va al di là dell'intenzione biografica, che assolutamente è quella di primaria, non dico di superficie perché è la sostanza del libro, però poi un libro vive di un'anima segreta quando funziona, no? Quando veramente stabilisce quel ponte con il lettore. Ecco, credo questo. Bene. Beh, noi ormai siamo abituati ai libri di Sandra Petrignani, che abbiamo amato tanto. Beh, La scrittrice La vita qui è stato un libro di culto per noi. E soprattutto quello che ci piace molto è questo tipo di scrittura in cui Sandra in realtà non si pone mai come una narratrice oggettiva, ma entra e esce nel testo. E quindi in qualche modo ci fa capire che tra l'altro ogni racconto è una forma di possessione, per cui è veramente difficile dire di dover raccontare di qualcuno senza esserne in qualche modo posseduti dal suo spirito. Però la cosa che mi ha stupito di questa biografia è questo titolo così veramente importante, La Corsara. Beh, io comunque devo dire che chi mi ha fatto veramente una sorpresa sono stati i miei ragazzi del quinto, che sono qui, con cui ho appena finito tutta una cosa su Pasolini, Gli scritti corsari,
le parti, per cui in realtà quando insieme commentavamo il titolo La Corsara, la cosa che mi aveva stupito era proprio questo, vale a dire Natalia Ginzburg definita subito come corsara. Perché io ricordo una definizione che di lei diede Oreste del Buono quando parlava di Natalia Ginzburg proprio come questa finta tonta, in maniera scherzosa, parlava della finto tontaggine di Natalia Ginzburg, cioè del fatto che lei faceva di tutto per dare l'impressione di essere un piccolo scrittore, no? Come appena detto. Vale a dire, lei non faceva mistero, per esempio, di non essere mai stata una brava studentessa, di essere stata sempre rimandata a settembre, di essere una scrittrice che non consultava i grossi tomi o i dizionari, come per esempio facevano Anna Banti o la Bellonci. All'inizio alla casa editrice Einaudi, dove erano tutti uomini, facevano tutti quanti una serie di ironie su di lei. Lei era la creatura di Leone. Oppure di lei dicevano, ma che cosa ci troverà Pav in lei? Cioè, vale a dire Pavese. Pavese non a caso di lei scrive delle cose anche a volte abbastanza velenose, perché dice, quello che non sopporto di Natalia è questo essere granted, cioè di dare le cose per scontato, questo suo tenere il cuore in mano, il cuore muscolo, il mestro, le orecchiette, cioè quindi vale a dire questa sua maniera di accostarsi alla vita in modo innocente, non ingenuo, però innocente. Poi Natalia si vendica di lui dicendo che Pavese in realtà ha l'atteggiamento degli adolescenti, quindi cinico e cattivo come tutti gli adolescenti che hanno molto tempo a disposizione e che in realtà non riescono ad avvicinarsi alla vita. Per cui la mia domanda è, come mai la decisione invece di definire subito Natalia come una corsara? Vale a dire, come dice Pasolini, c'è quella che va all'attacco delle navi ammiraglie del potere. È stata davvero Natalia una corsara? Io devo dire che era una donna sconcertante, perché era una donna piena di contraddizioni, e questo vezzo che molti poi veramente, certe volte un po' insopportabile, che molte le hanno rimproverato, per esempio di iniziare sempre i suoi articoli dicendo io non so, no? Io non so niente di musica, poi siccome Baldini era un grande fine musicologo, la trascinava continuamente all'opera, a teatro, cioè, e quindi deve aver imparato qualcosa di musica, e poi ne parlava, quando parlava di musica sapeva il fatto suo. Oppure questo fatto che non sapeva le lingue. Io stessa sono stata coinvolta da lei in una presentazione di un'autrice che lei aveva tradotto dal francese, perché mi chiama e mi dice devi farmi un favore, devi venire, devi presentarla a te, perché io non voglio assolutamente, non so il francese, non posso parlare francese in pubblico, tu la devi intervistare, eccetera. Io insomma, non le faccio notare, ma tu hai tradotto Proust, hai tradotto Vercors, com'è che non sai il francese? E però insomma si sapeva, non si poteva dire di no a Natalia, che ti diceva fammi un favore, per cui io vado. Poi la serata è deliziosa, lei a un certo punto era seduta in prima fila, poi tranquillamente è venuta al tavolo e ha parlato in francese ovviamente con l'autrice senza nessun problema, però aveva bisogno di tranquillizzarsi, e così non sapeva l'inglese. Però quando va, segue il marito che diventa direttore dell'Istituto di Cultura Italiano a Londra, sempre Baldini, lei sta lì con lui diversi anni, già da prima di partire si rinfresca il suo inglese, e poi da lì continua a collaborare con l'Einaudi e scopre Pinter, scopre Ivy Compton Barnett, per dire, sempre senza sapere l'inglese secondo lei. Però intuisce che sono due geni e ha ragione. E, ecco, quindi era veramente un vezzo, veramente quasi tutti gli articoli che lei scrive, tantissimi articoli che ha scritto sui giornali, e arrivo alla corsara da opinionista, quello che Garboli chiamava il saggismo di Natalia, perché questi articoli per giornali non dovete pensarli come recensioni sbrigative. Lei parlava, andava dal cinema, anche di cinema naturalmente non capiva niente, e tacete, un giorno piglia e stronca Bernardo Bertolucci. Ma è una cosa clamorosa, quando Bernardo Bertolucci era intoccabile, era un mito, insomma. E
Quindi insomma si permetteva, senza sapere secondo lei le cose, poi delle, qualcosa di veramente potente. Allora per questo io ho voluto mettere in primo piano la parte corsara di Natalia, perché secondo me è la verità vera su di lei, e del resto non sono io che l'ho inventata questa definizione, che non è tanto il legame con gli scritti corsari di Pasolini, se non per quel piglio d'arrembaggio appunto che avevano tutti e due, ma perché mi ha autorizzato a fare questo il suo più grande critico, che è appunto Cesare Garboli, che amava molto il saggismo di Natalia, forse più della narrativa pure semplice, e l'aveva definita piratesca. E l'altro suo grande critico, che è Domenico Scarpa, che è quello che cura i Tascabili, che veramente è l'unico che ha un adito ai documenti, non ancora a cui la famiglia di Ginsburg permette insomma questo rapporto con i documenti non ancora emersi, e con il contagocce, insomma ogni libro esce fuori qualcosa, ecco lui usa proprio, riprendendo Garboli, la parola corsara. E poi voglio dire ancora un'altra cosa, che a fare la corsara sui giornali Natalia è arrivata prima di Pasolini, perché per ben 3 anni prima comincia a collaborare col Corriere della Sera. E allora mettiamo anche questo punto qui, insomma, poi Pasolini ci ha costruito su giustamente una carriera sui suoi scritti corsari, trovando questo titolo così forte e significativo, però anche Natalia lo era. Solo che forse proprio per quel suo vezzo di sminuirsi, per quel suo vestirsi modesta sempre, questo fare la modesta, proprio il contrario di Elsa Morante, se ci pensate, cioè Elsa Morante ha saputo fare mito di se stessa. Ha detto a tutti che lei è il più grande scrittore, forse anche del mondo, e tutti ci hanno creduto, tutti hanno un certo, insomma, anche quelli che non la amano, insomma, sono cauti nel dire che non la amano. Ecco, Natalia è stata facilmente trattata come un personaggio secondario, ecco, della nostra cultura, e questo credo che... Sia che si ami la sua scrittura o che non la si ami, ecco, non si può dire questo. Lei è stata veramente un personaggio di enorme rilievo, che in altri paesi avrebbe avuto non una biografia, prima citavi Duras, 4 biografie ci sono su Duras in Francia, giustamente, e una è di 2 volumi così, per questo io non mi sono sognata di fare una biografia, ma un romanzo su Marguerite, era assurdo, ma è così che fa una società letteraria e culturale che si rispetti, no? Riconosce i suoi grandi personaggi e rende almeno l'omaggio di una biografia. E io infatti mi vorrei soffermare un momento ancora su questo, perché prima Sandra diceva Natalia Ginsburg è stata una delle rarissime donne di potere nel mondo culturale italiano, è l'unica. C'è una che è andata all'estero, la Cremisi, no? Certo, Teresa Cremisi. Natalia Ginsburg non solo ha vinto uno Strega, non solo era determinante in Einaudi, non solo era appunto una editorialista, però c'è, a proposito delle sue contraddizioni, un aspetto che mi piacerebbe che Sandra Petrignani affrontasse, che è come quello di essere insieme, certo, centrale per la cultura italiana, ma anche non appartenente. È come se lei desse sempre questa sensazione di non avere una vera e propria radice, pur ovviamente amando la sua casa editrice, lavorando nella sua casa editrice, nei suoi giornali, frequentando gli intellettuali dell'epoca. Questo suo essere corsara, fra virgolette, non è anche un po' questo? Cioè non è una persona che faceva, non dico squadra, perché quello magari anche sì, non era una persona ingabbiabile, ecco, forse Natalia Ginsburg. Io non credo proprio, anche se poi ha fatto grandi campagne con Pavese, ecco, lei ha avuto dei rapporti intellettuali, ecco, anche lì giganteschi, importantissimi, con Pavese prima di tutto, e poi con Italo Calvino, per dirne due, poi quello con Cesare Garboli, che è la sua seconda parte della vita, che è stato probabilmente anche un amore, ma non è importante questo. E veramente io ero stupefatta quando la studiavo e mi leggevo questi incontri famosi del mercoledì in Einaudi, no? Dove si riunivano queste intelligenze da far tremare i polsi, perché comunque, anche se non erano presenti in riunione, i collaboratori mandavano una lettera, mandavano i loro commenti, ed erano le più belle intelligenze
che avevamo, insomma, no? dalla letteratura, l'etnografia, veramente la musica. Lei, la voce di Natalia, è l'unica in tutti questi anni dell'Einaudi, della grande Einaudi, è l'unica, ma anche dopo, insomma, veramente finché ci sono i diari di questi incontri, unica donna che parla, che prende la parola, sempre con quel suo modo di fare, che alza la mano e dice... La finta d'ontaggi. Ecco, sì, non sono esperta di questo, però, e poi stavano lì a sentirla perché quello che diceva era assolutamente da tenere in conto. E riguardo questi rapporti, ecco, però è vero che lei è laterale, ma io credo che questa lateralità... Sì, un po' forse era nel suo carattere, appunto la somara, quando era bambina era una gran somara, io ho scoperto che ha preso per esempio la maturità classica come facevano i somaroni di un tempo, quando la maturità classica era una roba tostissima, lei è riuscita a prenderla non a Torino dove la bocciavano sempre, ma a Ivrea, in un liceo dove poi presentando il libro Ivrea sono capitata, mi hanno messo proprio in un bed and breakfast di fronte alla scuola dove lei ha preso la maturità classica. Perché Ivrea? Perché a Ivrea c'era il marito della sorella, quello che sarebbe degli Olivetti, insomma, erano, ecco, Adriano poi divenne il marito di sua sorella, cioè c'aveva forti raccomandazioni evidentemente a Ivrea, per cui la prende lì, ecco, era una vera somarona. All'università era sempre stato un cruccio, non era riuscita a laurearsi, insomma, lei si era iscritta, ma non aveva tanta voglia di studiare. Allora, questo aspetto di quella bambina somarona che ha sempre le scarpe impolverate e che si tira via i vestiti quando la mamma la vuole vestire bene, eccetera, eccetera, è un lato di Natalia che rivela qualcosa del suo carattere, no? E quindi questo non voler essere protagonista. Nella famiglia ce n'erano già tanti di protagonisti. C'era soprattutto questa sorella bellissima che si accaparrava tutta la femminilità, esatto. La del padre, la sorella è una delle più belle donne di Torino, molto più grande di lei di 10 anni e anche molto intelligente, una che conosceva Proust quando Proust non era stato ancora in Italia perché si era già fidanzata con Giacomino De Benedetti, per dire, no, faceva le frequentazioni giuste, una per cui perde la testa e lei pure, e Carlo Levi, insomma, vabbè, e tanti altri. E poi c'era questo padre, insomma, questo padre scienziato, insomma, un grande, grande personaggio, e i fratelli, poi tutti impegnati nell'antifascismo, insomma, era una famiglia impegnativa, che infatti in lessico noi ce la godiamo, perché lì ha dato una versione ironica, no, di questa situazione, ma è interessante pensare allo sguardo di Natalia in lessico, perché è lo sguardo di una bambina, anche quando poi lei cresce mentre racconta. Ed è questo il suo sguardo più affascinante, secondo me, che resta un po' in tutta la sua opera, perché è uno sguardo dal basso verso l'alto, per cui gli altri sono dei giganti comunque, perché lei è sempre bambina, ecco, e lei resta un po' schiacciata, un po' sotto, un po' laterale. Quindi questo aspetto c'è. Dopodiché, una che Cesare Pavese a un certo punto, per motivi probabilmente prima affettivi, perché lei era la vedova del suo più grande amico, Leone Ginsburg, ma poi la stima sempre di più e quindi in casa editrice le dà sempre più spazio, sempre più potere. Non erano uomini che lo facevano così, perché ecco, dovevano essere proprio convinti per darti uno spazio del genere. Italo Calvino, che non ha mai speso una parola gentile per una scrittrice, ma proprio neanche, se vi guardate i tanti saggi di Calvino, non ce n'è uno su una scrittrice, se non Natalia Ginsburg. Per Natalia si è speso tantissimo, ecco, e lo scambio di epistolare fra i due è divertente, è bello, sono due scrittori che si scambiano i manoscritti nel loro farsi, no? Perché poi lavorano per la stessa casa editrice, li pubblicano lì. Un Italo Calvino giovanissimo. Italo Calvino giovanissimo. Giovanissimo Italo Calvino, sì, sì, sì. E, ecco, quindi devo dire che più la studiavo e più mi affascinava questa ampiezza del carattere contraddittorio di Natalia. Ecco, io credo che poi lei avesse
invece dentro era di ferro, in realtà dietro queste, e questo ferro le ha permesso anche di superare delle tragedie immani che le sono capitate. Ed è vero che, che in quello scritto del mio mestiere lei è ancora giovane, ma poi dopo la perdita di Lione perde il secondo marito. Con questo secondo marito ha ben due figli disabili, uno muore presto, ma l'altra, Susanna, che era la prima dei due, vive anche oltre la vita di Natalia, ed era stata la croce della sua vita, insomma, lì aveva proprio cambiato anche quella tristezza che l'accompagnava, probabilmente era stata accentuata dal rapporto con questa bambina, poi donna, che non sapeva neanche esprimersi, si esprimeva con degli strani rumori che lei diceva di capire, insomma, lei sosteneva di capirla, di parlare con Susanna, no? Pensate che tragedia c'è dietro questo rapporto. Allora, adesso c'è una seconda lettura, che è il discorso sulle donne, ne abbiamo preso lo stralcio, che le pubblicò tra l'altro Alba de Cesperes sulla sua rivista Mercurio. Le donne hanno la cattiva abitudine di cascare ogni tanto in un pozzo, di lasciarsi prendere da una tremenda malinconia e affogarci dentro e annaspare per tornare a galla. Questo è il vero guaio delle donne. A me non è mai successo di incontrare una donna senza scoprire dopo un poco in lei qualcosa di dolente e di pietoso che non c'è negli uomini. In un continuo pericolo di cascare in un gran pozzo oscuro, qualcosa che proviene proprio dal temperamento femminile e forse da una secolare tradizione di soggezione, di schiavitù, che non sarà tanto facile vincere. Ma è successo di scoprire proprio nelle donne più energiche e sprezzanti qualcosa che mi induceva a commiserarle e che capivo molto bene, perché ho anch'io la stessa sofferenza da tanti anni e soltanto da poco tempo ho capito che viene dal fatto che sono una donna e che sarà difficile liberarmene mai. Le donne sono una stirpe disgraziata e infelice, con tanti secoli di schiavitù sulle spalle, e quello che devono fare è difendersi con le unghie e coi denti dalla loro malsana abitudine di cascare nel pozzo ogni tanto, perché un essere libero non casca quasi mai nel pozzo e non pensa così sempre a se stesso, ma si occupa di tutte le cose importanti e serie che ci sono al mondo, e si occupa di se stesso soltanto per sforzarsi di essere ogni giorno più libero. Così devo imparare a fare anch'io per la prima, perché se no, certo, non potrò combinare niente di serio.
quando si comincia a leggere la Corsara di Sandra Petrignani veramente non si riesce a smettere, perché improvvisamente si scoprono tra l'altro tutta una serie di lati inediti di Natalia. Per esempio, all'inizio Sandra comincia dando di lei un po' la visione che noi abbiamo, cioè Natalia così asburgica, tutta ad un pezzo, come dici tu all'inizio, sembra una suora laica, le scarpe basse, niente messa in piega, niente rossetto, niente rimmel, niente di tutto quello che fanno le altre donne. Però poi viene fuori invece un'immagine di lei diversa, tanto più ragazza, tanto più spigliata. C'è una parte molto bella in cui tu riferisci quello che era un suo desiderio. Lei dice: mia madre non ha mai saputo quanto io avrei gradito che lei mi regalasse una gonna bianca a pieghe per andare a giocare a tennis, una racchetta. Quanto sarebbe stato bello giocare a tennis vestita di bianco e poter dire parole come play, ready. Per esempio, lei scrive una lettera a Leone in cui veramente fa la fanciulla, dice che quello che sta facendo è pettinarsi e spettinarsi. Poi sappiamo tutta una serie di cose, vale a dire che anche lei fa gli stessi garbugli, gli stessi errori che fanno le donne, anche lei cade nel pozzo. No, Alba de Cespedes tra l'altro aveva detto: sì, ma è grazie ai pozzi dove cadono le donne che poi le donne si rendono conto di quello che è la vita. Però anche Natalia Ginzburg, tutta ad un pezzo, tra l'altro una vedova con virtuose stigmate, combina anche lei dei pasticci di cuore incredibili, come per esempio quando va in Polonia con una delegazione di poeti e di scrittori, lei ha una storia d'amore travolgente con Salvatore Quasimodo, una storia tra l'altro di grande passione, di sensi, e al ritorno lei pensa che questa storia può continuare, invece viene, diciamo, lasciata da Salvatore Quasimodo in maniera tra l'altro anche brutale, e il figlio poi del poeta commenterà che insomma questa avventura del padre era stata, come dire, una conclusione quasi naturale, perché in quella della delegazione lei era l'unica donna, quindi non perché fosse Natalia Ginzburg, vale a dire, il figlio ce l'ha molto con il padre. Quindi anche a Natalia succedevano incidenti come questo, a dire quella di essere stata sedotta e abbandonata, di aver fatto dei pasticci, di essersi illusa, insomma anche Natalia cade nel pozzo. Infatti quella lettera, poi era una donna molto femminile, era, per chi ci crede, vi do questa indicazione, era del Cancro con Venere nel Cancro e ascendente Cancro. Allora ditemi, chissà queste cose, se c'è un tipo più femminile, ecco. E, però lei era questa donna fragile che cadeva nei pozzi, che si innamorava, che voleva innamorarsi, che aveva una fisicità potente, cioè le piaceva il sesso. Diciamolo. Laddove la Morante invece no, ecco un'altra delle differenze, diciamo, non sono pettegolezzi, sono cose che ci spiegano un autore, perché poi lei si è costruita come autore temendo questo lato, l'ha anche detto, lei diceva: una donna deve scrivere, inevitabilmente non deve scrivere come una donna, però quelle qualità di un uomo, e quali sono queste qualità che non a caso piacciono tanto a Calvino, sono la sciuttezza, cioè guerra al sentimentalismo, la secchezza, e così si inventa questa lingua sua, frammentaria, secca, minimalista, prima che il minimalismo diventasse una scuola moderna, insomma, no? Una vera minimalista. Fa riferimento a se stessa, al maschile, oltretutto, l'abbiamo sentito prima, cioè, lo scrittore, questo anche con Elsa. Questo però, e me l'ha fatto notare una femminista come Dacia Maraini, era molto legato anche all'epoca, perché dire scrittrice era già... essere messa, se essere definita scrittrice voleva dire essere già uno scrittore di serie B di per sé, e quindi tutte e due tenevano molto, un po' come adesso. Non è che la nostra società letteraria sia molto cambiata, ahimè, però insomma allora loro lo sentivano proprio come un punto d'onore,
essere poeta, essere scrittore al maschile, insomma. No? Sandra, quella lettera che abbiamo ascoltato all'inizio, una lettera famosissima, bellissima, lo scambio, la parte di dialogo di Natalia Ginzburg, poi anche appunto la risposta di Alba de Cespedes, era una risposta importante, è stato un po' un faro per tante scrittrici, giovani, meno giovani, che hanno cercato di capire il loro come muoversi e qual era. Io prima scherzando dicevo succede così anche adesso, succede meno naturalmente, però vale la vecchia legge di Grace Paley, grandissima scrittrice americana, che diceva: noi scrittrici leggiamo i nostri colleghi maschi, i quali non ricambiano la cortesia, e questo succede abbastanza spesso, diciamo così, salvo gloriose eccezioni anche oggi. Natalia Ginzburg e le donne, o meglio dire i femminismi, lei non era femminista, eppure lo era. Un gran disastro parlare. Ecco, altra sua contraddizione, no? Per quegli anni l'abbiamo vissuti e io mi ricordo il disorientamento di fronte alle posizioni di Natalia, perché lei odiava le etichette e quindi femminismo, per carità, però appoggiava tutte le campagne delle donne di quegli anni, tutte, potevano essere personalmente contro l'aborto, però si schierava perché le donne avessero la legge sull'aborto, ecco. E anche, sì, anche qui c'è, non lo so, ecco, una contraddizione forse anche legata alla sua età, ma credo proprio a un fastidio, forse anche, penso adesso, la scuola Einaudi, cioè l'essersi mossa, dovuta sempre mossa in mezzo a uomini, e uomini che probabilmente la mettevano in soggezione, perché appunto lei non era laureata ed era, si era presa quella maturità che abbiamo detto, e questi erano intelligentissimi. Suo primo marito, Leone Ginzburg, era stato un bambino prodigio, era noto a Torino già a 15 anni. A 15 anni lui traduceva i romanzi russi finalmente dal russo, mentre fino a quel momento erano arrivati in Italia tradotti dal francese, insomma, no? E sicuramente Leone è stato un pigmalione, oltre ad essersi battuto per pubblicare i primi racconti di Natalia, ma proprio insistendo per Natalia e per l'amico Cesare Pavese l'ha fatto, no? Per farli pubblicare su Solaria, che era la rivista più importante del momento, quindi credeva in lei. Leone si era innamorato della testa di Natalia, cioè, probabilmente anche era una ragazza carina, non era bella come la sorella, ma insomma era graziosa da giovane. Calvino addirittura la difendeva in casa editrice dicendo: voi non l'avete vista in costume e con il rossetto sulle labbra, insomma, perché c'erano queste discussioni maschili, non è che parlavano tutto il tempo di cose intelligentissime, persino gli enaudiani di allora. Va bene, c'erano questi scambi. Ecco, poi mi tornavo un attimo su Pavese, perché il rapporto fra Natalia e Pavese, con tutto che nei diari Pavese era cattivissimo, la chiama bue muschiato, ma non salva nessuno nei diari. Pavese era una persona di così sofferente che probabilmente aveva bisogno di maltrattare persino gli amici cui voleva più bene, no? Ma questo rapporto con Pavese è straordinario, e Natalia ha scritto su Pavese delle pagine di una bellezza, secondo me, che sono veramente le più belle che abbia scritto, e che denotano quanto lei abbia conosciuto intimamente, nel senso dell'anima, quest'uomo. E Pavese si prende sotto l'ala Natalia quando Natalia cade nel pozzo. Dopo la morte di Leone, Natalia reagisce, capisce che deve vivere. Qual è il modo più semplice per continuare a vivere? Rinnamorarsi, tenta disperatamente, vediamo nelle lettere a un'amica che lei in un anno si innamora 3 volte, secondo lei, no? Però in quell'anno terribile lei tenta a un certo punto il suicidio, e a Roma, anche Pavese a Roma, perché siamo nell'immediato dopoguerra, Roma è stata liberata, ma poi la liberazione a Torino arriverà un po' più tardi. Ci sono tutti e due quando lei prende queste pillole, che non sa neanche lei se vuole morire, vuole dormire, però ecco, è come se Pavese, sentendo questo profondo dolore di Natalia, con la quale condivideva la vedovanza da Leone, perché veramente
per Pavese Leone era più di un amico, no? C'era una stima infinita. Pavese, che era uno che si era imboscato, che era un vile, che aveva chiesto la grazia quando era finita al confine, e al confine c'era finito per amore. Non vi sto a raccontare i dettagli perché troppo perdiamo tempo, però lui non è che c'era finito per motivi politici, perché doveva fare un piacere a una bella di cui si era innamorato, no? che era una comunista, impegnata, eccetera. Quindi finisce al confino e dopo un anno non ce la fa più e chiede la grazia a Mussolini. Questa per lui è un'onta terribile, e, mentre Leone è l'eroe che decide, che sa che finirà male, cioè che darà la vita, perlomeno, non diciamo finire male, poi ci porta da un'altra parte, insomma, che arriverà alle massime conseguenze del suo impegno, no? Ecco, per cui il rapporto con Natalia è tutto questo. E c'è una scena che proprio mi è rimasta nel cuore, che descrivo perché è molto significativa, e la racconta un'amica di Natalia, la Angela Zucconi, che era un'olivettiana, in un suo diario. Ecco, allora Natalia ha tentato il suicidio, dopo una settimana sta in una pensione dove ci sono anche la madre e la sorella di Leone, che certo non le faceva bene questa convivenza. Allora Cesare e Angela la vanno materialmente a prendere, che lei non stava neanche tanto bene in piedi, e la portano a piedi, perché ancora non c'erano i mezzi di trasporto, siamo appunto nel primissimo dopoguerra. Questa pensione è in alto verso via Urbana, non so se avete presente, e scendono per via Nazionale, fanno il traforo di via Nazionale che poi sbuca su via del Tritone, perché la stanno portando a casa di Angela, lei va a vivere con l'amica Angela in Prati addirittura, e fanno questo percorso. E Angela dice che la tenevano proprio uno sotto braccio e l'altro pure, arrivano, c'è questo buio del tunnel, arrivano alla fine del tunnel, rivedono la luce e da lì ricomincia la loro vita, veramente sentono finita la guerra, ma per Natalia ricomincia anche in un altro senso. E ecco, a questo punto poi lei si rinnamora, poi dopo qualche anno c'è questa storia molto fisica con Quasimodo, che non le dice che era fidanzato, più che fidanzato si stava per sposare, lei scopre che si è sposato con questa quella che è stata poi sua moglie, insomma, è la madre di Alessandro, e lei resta traumatizzata, vabbè, lì finisce. Però dopo qualche mese si riprende e incontra Baldini per la seconda volta nella vita, che è probabilmente all'origine del suo suicidio, tentativo di suicidio, e si sposano nel giro di pochi mesi, insomma, no? E lì comincia un'altra fase anche divertente, con quest'uomo così apparentemente leggero, molto socievole, casa sempre piena di amici, eccetera, eccetera, eccetera. E ma da dove siamo partiti? Mi sono da tanto, abbiamo affrontato i femminismi. Ecco. Quindi, insomma, lei le donne le sentiva come veramente quella stirpe di povere creature, perché c'era una parte di lei che era così, che era ferita, innamorata, anche in modo perdutamente e infelicemente qualche volta, probabilmente anche con questi due mariti non erano rose e fiori. Cioè Leone era un eroe, cioè Leone non era un marito, tanto è vero che lei dice che i momenti migliori sono stati quelli del confino, perché c'aveva il marito tutto per sé, una volta tanto stava lì, passeggiavano in mezzo alla neve, si passeggiava in mezzo alla neve, cioè il primo libro, che poi è l'unico, ecco, c'è un elemento di Natalia di cui non abbiamo parlato, che è quello dell'ironia. Ecco, in tutta questa tragedia che abbiamo detto, la scrittura di Natalia è di una leggerezza meravigliosa, e ha quell'ironia che pochi scrittori riescono a avere, le scrittrici poi ancora meno, che è una forte cifra, e non è solo nel lessico, è un po' in tutta la sua opera. Ma c'è un romanzo che si titola È stato così, e che è il primo romanzo che lei scrive dopo la morte di Leone, che è solo tragico, è terribile, è anche bellissimo, però veramente è di un tragico come mai più poi raggiungerà. Ecco. E curiosamente mi ha fatto molta impressione che questo libro è dedicato a Leone. Questo libro, la prima frase,
è questa, cioè una moglie che spara in mezzo agli occhi del marito, perché non ne può più del tradimento di questo, ecco. Ed è dedicato a Leone. Beh, io mi sono interrogata molto su questa dedica e ho pensato, con chi la tradiva Leone? La tradiva con la storia, la tradiva con la politica, le mancava qualcosa di grosso, no? Che poi lei nel romanzo ha trasferito nella cosa più facile, che è l'amore per un'altra donna di quest'uomo. Ecco, quindi non deve essere stato facile essere essere sposata con la storia. Allora, a proposito della storia, proprio perché non dobbiamo smemorarci, sono anche le giornate della memoria, abbiamo qui un passo che ci fa comprendere quanto in realtà la normalità per una certa generazione di persone che la storia l'hanno patita è stato veramente, era un gran privilegio, un grande desiderio. Nascondiamo nei conventi, nei boschi, nei granai e nei vicoli, nelle stive delle navi e nelle cantine. Impariamo a chiedere aiuto al primo che passa. Non sappiamo se sia un amico o un nemico, se vorrà soccorrerci o tradirci. Ma non abbiamo scelta. E per un attimo gli affidiamo la nostra vita. Anche impariamo a dare aiuto al primo che passa. E sempre, sempre, custodiamo in noi la fiducia che tra poco, tra qualche ora o tra qualche giorno, torneremo alla nostra casa coi tappeti e le lampade, saremo carezzati e consolati. I nostri figli siederanno a giocare con un grembiule pulito, con delle pantofole rosse. Dormiamo coi nostri figli nelle stazioni, sulle gradinate delle chiese, negli alberghi dei poveri. Siamo poveri, pensiamo senza nessuna fierezza. Scompare in noi a poco ogni traccia di fierezza infantile. Abbiamo della vera fame, del vero freddo. Non sentiamo più paura, la paura è penetrata in noi. È una cosa sola con la nostra stanchezza e lo sguardo inaridito, immemore, che gettiamo alle cose. Se guardo i miei bambini che dormono, penso con sollievo che non dovrò svegliarli nella notte e scappare. Non guariremo più da questa guerra. Noi non possiamo mentire nei libri e non possiamo mentire in nessuna delle cose che facciamo. Non mentire e non tollerare che ci mentano gli altri. Non lo possiamo fare coi bambini che abbiamo svegliato la notte e vestito convulsamente nel buio per scappare o nasconderci o perché la sirena d'allarme la celava il cielo. Non lo possiamo fare con dei bambini che abbiamo veduto, che hanno veduto lo spavento, l'orrore sulla nostra faccia. A questi bambini noi non possiamo metterci a raccontare che li abbiamo trovati nei cavoli, o di chi è morto dire che è partito per un lungo viaggio.
La normalità ci viene a noia, insomma, ci procura insoddisfazione, ci fa essere sempre scontenti. E invece qui Sandra Petegnani ci fa riflettere su questo. Cioè, Natalia a un certo punto si è trovata assolutamente sola. È in esilio in questo paese, a Pizzoli, in Abruzzo, quando le dicono improvvisamente scappa. Chi l'aiuta è la gente del paese, viene caricata su un camion di tedeschi, su un treno che va a Roma, che viene bombardato, e lei si trova ad attraversare la città forse con una carretta, con un'auto a noleggio, con tre bambini. E Sandra dice, come avrà fatto con tre bambini piccoli? Uno di 4 anni, uno di 3, l'ultima di 7 mesi. Si sarà legata addosso Alessandra al modo delle contadine? Avrà sollevato le valigie, una per un lato, e implorato ai figli maschi di non lasciare la presa della sua gonna? Cioè, in realtà noi non pensiamo a certi particolari. Il fatto che lei poi si ricongiunge a Leone, ma si possono vedere solo per 20 giorni e loro non lo sanno. E tra l'altro per la polizia sono fratello e sorella e si chiamano Gianturco. Sandra cita un ricordo di Natalia che ferisce proprio perché nella normalità di questo racconto c'è veramente un'inviata, no? Che è quasi un presagio dell'artiglio del destino. Lei dice, ricordo il giorno che avevo fatto il bucato, appesi i panni e non avevo mollette per appenderli al filo. Il vento li portò via, volarono giù nel cortile. Io cercavo di recuperarli fin nel cortile e mi sentivo perduta. Quindi lei già figura quello che sarà della sua vita, cioè con questo bucato senza mollette che deve andare a raccogliere nel cortile. Vuol dire che Leone, non dimentichiamolo, adesso lo dico soprattutto per i ragazzi che non lo sanno, Leone, suo marito, muore a 35 anni in carcere dopo le torture inflitte dai nazisti. Lei in quel momento crescerà, deciderà di chiamarsi Ginsburg, perché lei lo dice, Leone non potrà più scrivere, cioè Leone che era il genio, quello che doveva scrivere, e dice io lo farò per lui. E c'è a un certo punto una lettera bellissima che Leone le scrive, in cui lei detta quelle che sono le parole guida e dice, sii coraggiosa, la mia aspirazione è che tu normalizzi appena ti sia possibile la tua esistenza, che tu lavori, scriva e sia utile agli altri. Quindi quello che le chiede Leone è di normalizzare la sua esistenza. Leone, che è un genio, le dice di fare questo e poi finisce della serie dicendo ti amo con tutte le fibre dell'essere mio, ti bacio ancora, 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 sii coraggiosa. Però quello che le chiede Leone non è di essere Wonder Woman, non è di essere una super donna, ma di normalizzare la vita. Leone la obbliga a qualcosa che lei non avrebbe voluto fare, cioè questa lettera è importantissima, tanto è una lettera di una bellezza straordinaria che lui scrive sapendo di morire, e lo scrive in circostanze terribili, appunto massacrato di botte, sotto in infermeria, con una luce che traballava molto lontano, quasi alla cieca, e la mattina dopo sarà morto, insomma. Ecco, prima poi parlavi della fuga da Pizzoli, no? Quello che dicevamo prima, la moglie dell'eroe. Quando cade Mussolini, il primo pensiero di Leone è tornare a Roma e rimettersi nella resistenza sotto falso nome Gianturco, e lui è un leader e riprende il suo posto nella storia da leader, lascia Natalia e i figli a Pizzoli. Perché li lascia lì? Perché forse pensavano che fosse meglio che lei restasse lì piuttosto che seguirlo. Comunque lei resta lì con i bimbi, e se non ci fossero stati, quando poi le scrive, in qualche modo rocambolesco riesce a contattarla e a dire scappa perché ha saputo che i tedeschi stanno risalendo e prendono gli ebrei, e scappa da Pizzoli. Ma lei se la deve vedere da sola, e l'aiutano quelli di Pizzoli, insomma, convincono i tedeschi che lei è una profuga di Napoli, che deve tornare a Roma, eccetera. Va bene. E
quando sono in questa casa, dice sì, cioè 20 giorni in cui lei non lo vede mai, perché lui è sempre a fare altre cose, a stampare i giornali clandestini, a fare la sua lotta. Un giorno non torna e lei non sa letteralmente cosa fare, non sa cosa fare, aspetta la notte, lui non torna. E a questo punto c'è un altro grande personaggio che non abbiamo nominato, ma nominarli tutti è tosto, però lui va nominato, che è Adriano Olivetti, che oltre a essere il grande innovatore, insomma l'industriale che sappiamo, era una persona che c'era per gli amici, c'era coi soldi che lui aveva, gli altri no, c'era come salvatore. E allora bussano alla porta e Adriano, lei apre e lei dice: non dimenticherò mai quel suo sguardo, che l'aveva già visto bambina quando lui era venuto a salvare Turati, vabbè, a casa loro a Torino. Lui le fa fare di corsa i bagagli, le fa prendere i bambini via e la porta in un convento di Orsoline, e lì la lascia perché anche lui poi deve scappare perché è ricercato dai fascisti, dai nazisti. Però la pensa in salvo, lei invece in salvo non si sente, e a un certo punto prende e scappa con i bambini in quella pagina che è stata letta, che dorme sotto i ponti, e raggiunge poi Firenze, dove ci sono i suoi, c'è la sorella che c'è a casa a Fiesole, che era stata sposata con Adriano e erano separati a questo punto, c'è la madre, c'è il padre che si sono riparato, c'è Carlo Levi, insomma c'è una rete di resistenza che probabilmente le dice tu vieni a Firenze, e lei raggiunge Firenze, e c'è quest'altra scena da brivido quando lei bussa alla porta di una casa dove stavano rifugiati i Saba, c'era Montale, Carlo Levi ci passava in continuazione, ed è proprio, lei bussa alla porta, loro dentro terrorizzati, chi sarà? Sarà la polizia, saranno i nazisti, chi saranno i tedeschi? Comunque aprono la porta e vedono questa madre coraggio, ancora una volta, Natalia, con i figli attaccati alla gonna, e lì per lì non la riconoscono. Poi la figlia, la moglie di Saba, grida Natalia, e tutti si alzano in piedi in questo saluto, perché naturalmente poi Natalia hanno saputo la morte di Leone, quindi riconoscono soprattutto la vedova di Leone. Ecco, allora questo è un momento veramente terribile e di una frattura terribile della sua vita, perché lei avrebbe voluto fare la scrittrice e basta, e le pappine per i figli, cioè le voleva fare la madre e la scrittrice e il semolino dei bambini, e questa era la vita che le stava benissimo. A Leone delegava il sociale, lei non lavorava in Einaudi, era Leone che aveva anche fondato l'Einaudi, perché l'Einaudi è stata fondata soprattutto dalla testa di Leone Ginzburg, con la genialità e la capacità di capire la genialità degli altri, di Giulio Einaudi. In un secondo momento coinvolgono tutti e due Cesare Pavese, che era un po' recalcitrante all'inizio, questo il trio che fa la grande Einaudi. Calvino verrà un pochino dopo, il giovane Calvino. Allora a lei stava benissimo che il marito facesse l'editore, facesse l'eroe, lei se ne stava a casa a fare le pappine e a scrivere. Cosa le dice Leone in questa lettera? Le dice: sii utile agli altri. Questa è la grande rivoluzione della sua vita. E da questo momento in poi a me ha fatto veramente impressione vedere come lei si è preparata a essere utile agli altri. Quello che dicevamo, il saggismo di Natalia, è il suo modo di mettere in pratica questo essere utile agli altri, perché lui le dice in quella lettera: io ti ero da ponte verso gli altri, adesso io non ci sono più, tu devi essere utile agli altri. Come può Natalia essere utile agli altri? Con la scrittura. E per questo c'è questo piglio corsaro, cioè non c'è un articolo, credete, alcuni sono pubblicati ma altrettanti no, non c'è un solo articolo che lei abbia scritto per far piacere a un amico che pubblicava un libro, perché quel film era di moda e allora conveniva parlarne. Cioè c'è sempre una sua ragione profonda, che è sua innanzitutto, la famosa verità a cui loro, onestà, sincerità, fino a rompere le amicizie, che però doveva essere qualcosa non solo suo, ma che coinvolgeva
le altre persone. E vi racconto uno di questi testi, perché prima vi ho citato l'ironia ed è difficile, raccontando la vita di Natalia, farla venire fuori se non la si legge, ma c'è un racconto che è molto Natalia e che è la storia di una signora anziana che va in vacanza a casa dei figli, e cosa assolutamente doveva essere del suo privato, perché c'è una casa sperlunga dove si riuniva la famiglia, eccetera. E lei osserva come questi suoi figli avevano i nipotini. Ed è inorridita questa anziana, questa nonna, dice, perché questi bambini pigliano lo spaghetto, se lo mettono in bocca, lo buttano a terra, lo riacchiappano, poi si alzano, nessuno, i genitori ancora dormono, loro stanno, si strusciano per terra, insomma, fanno quelle cose che fanno i bambini, soprattutto i suoi figli sono la generazione del 68, quindi potete immaginare, era il momento peggiore da questo punto di vista per l'educazione dei bambini, no? E vabbè. Poi osserva altre cose, come questi genitori si mettono, cercano di spiegare ai figli piccoli delle cose, i bambini si disorientano e urlano e piangono perché non vogliono essere messi di fronte a delle scelte. Lei osserva tutto questo, sempre più inorridita, poi mangiano questa cosa schifosa, la Nutella, no? Che per lei c'è questa cosa marrone, vabbè. E invece delle pappe buone che può fare una nonna. Vabbè, a un certo punto tutta questa masnada finalmente esce, vanno tutti al mare, dopo aver faticosamente deciso su quale spiaggia, eccetera, eccetera. Lei resta sola, naturalmente le hanno assolutamente proibito di occuparsi del casino che regna in casa, dice, guai a te se ti metti a... Come escono, lei naturalmente cosa fa? Si mette a spignattare, insomma, aggiusta tutto, lava i piatti, lava i pavimenti, insomma tutto prende un ordine meraviglioso. Poi, stremata di fatica, si siede sulla poltrona, guarda fuori che c'è il bel sole, c'è un bel paesaggio, gli alberi, eccetera, e pensa, ma quando io sarò morta, chi li farà i lavori di casa? Infatti il racconto si intitola, mi pare, i lavori domestici, i lavori di casa. Ecco, questa è Natalia, cioè è il racconto molto semplice di una situazione quotidiana, ma in cui c'è tutto. Naturalmente tutto questo è descritto che ti fa ridere, no? Quando questi, con il comportamento dei bambini, il comportamento... Però qui, se ci pensate, lei racconta la famiglia di Lessico, cioè com'era, come la vedeva. La famiglia che nuova, la famiglia moderna, l'educazione dei figli, cioè sono due epoche che in modo veramente semplice vengono messe a confronto, e poi c'è questa piccola filosofia finale che è, quando sarò morta, cioè quando la mia generazione sarà scomparsa, cosa succederà dell'ordine che dovrebbe regnare nel mondo, no? Quindi una filosofia spicciola che però parla di qualcosa di molto più alto. Io adoro questo racconto perché veramente è un po' la quintessenza della scrittrice Ginsburg, perché se non si capisce, ecco, questa leggerezza, questa understatement molto inglese, fra l'altro questo abbassamento che però mira a qualcosa di molto profondo, credo che non si capisca la Ginsburg, e si può veramente fare l'errore di relegarla in un tinello, ecco, una scrittrice per donne che parla della famiglia, cioè di cose che contano poco, ecco, cosa che non è assolutamente. Però nel tinello poi lei non ci stava, perché mi viene in mente quello che fu dopo Natalia Ginsburg. Penso a Natalia che nel 71 firma insieme agli altri intellettuali, oggi si direbbe intellettualoni, ma pazienza, l'appello dell'Espresso per Pinelli, perché venga ristabilita la verità sulla morte di Pinelli, e per cui aver firmato quell'appello poi tra l'altro finisce nei guai perché viene attaccata più volte. Penso a quel pamphlet, che è quello che credo rimanga in testa a molti di noi, sul caso Serena Cruz. Non so se ricordate cosa fu il caso Serena Cruz, questa bambina piccolissima che effettivamente era stata adottata illegalmente perché il padre aveva dichiarato di essere il padre naturale, viene portata via Serena ai genitori, e la Ginsburg scrive Serena Cruz o la vera giustizia, in cui
si scaglia contro la legge, dice, cioè, è come un Antigone che dice c'è una legge del cuore e c'è una legge degli uomini. Lei era anche così, cioè era capace di prendere posizioni totalmente controcorrente. Tra l'altro quel libro viene dopo 2 anni di battaglie in cui lei si inimica i suoi amici magistrati, proprio che era un suo grande amico, è contro di lei perché dice la legge prima di tutto. E quel libro, devo dire, è bellissimo, fra l'altro sarebbe sbagliato pensare che essendo legato a un momento storico è superato, perché invece anche lì è veramente molto ginsburghiano, nel senso che ancora una volta Natalia si mette dalla parte dei bambini, ecco, che è un'altra costante del suo impegno e della sua letteratura. In tantissimi suoi libri, suoi racconti, prese di posizione, ci sono questi bambini in questa società dove di specchi rotti, come dicevamo, ormai quel suo sogno, vi ricordate lo specchio sul carretto che rifletteva il cielo? Ecco, il suo sogno era poter scrivere così, scrivere di una integrità, diciamo, l'immagine integra di quello specchio. Quando i nazisti, in un libro che è Tutti i nostri ieri, entrano nella casa del protagonista e sparano agli specchi, ecco, questa immagine simbolica è qualcosa che va oltre la letteratura, perché in quel momento il Novecento si è frantumato e così gli scrittori non possono più scrivere come un'immagine di uno specchio integro, possono scrivere per frammenti, e lei sarà costretta a scrivere così, per frammenti. In questi frammenti, che riflettono anche appunto la disintegrazione della famiglia di Lessico, cioè la famiglia come l'ha conosciuta, la grande famiglia patriarcale, con tutte le sue magagne, ma comunque aveva un'integrità, la famiglia che vede quella signora che poi pulisce la casa, è una famiglia dove ci sono mogli, ex fidanzate, amanti, no, tutte queste famiglie allargate dove ci sono figli di non si sa più chi, bambini che non sono figli dei loro padri, non sanno bene, ci sono molti di questi bambini che non sanno di chi sono figli, oppure bambini adottati come capita questa Serena. E Garboli dice di questo libro, intervistandola su Repubblica, dice ma questo libro è qualcosa che va oltre il tuo impegno sociale, il tuo essersi, questo libro è un grido. Che cos'è questo grido? E lì, conoscendola e sapendo più di quello che sappiamo o che possiamo dire di lei, Garboli intuisce un dolore antico di Natalia. È la bambina Natalia, Serena e compagni. È Natalia che non si è mai integrata, non si è mai sentita integrata, nemmeno in quella libro che non viene letto così, non viene letto come il dolore della bambina, ma viene letto come un affresco positivo di una famiglia. In realtà ricordiamoci che quella bambina è esterna a quella famiglia, quello sguardo che vi dicevo piccolo è anche uno sguardo esterno, quindi è lei che non si sente accettata, integrata, il perché ai posteri. Allora, Natalia Bisbis. Natalia Ginzburg per me ha un valore aggiunto particolare, perché io mi sono laureata con una tesi su Proust e Natalia Ginzburg è stata la traduttrice del primo volume della Recherche. Quindi, tra l'altro, con una lingua infallibile, perfetta, precisa, lei appunto che pensava sempre di non essere all'altezza delle cose. Ma Natalia Ginzburg ha in un certo senso creato per noi questa Recherche italiana, che Lessico familiare, un libro che tanti di noi abbiamo letto, abbiamo amato, anche perché attorno a questa tavola serale dove si preparava la minestrina, l'Liebig e la frittata, in realtà pare che si sia dato convegno tutta la letteratura, tutta la storia, perché tra l'altro ci sono una serie di particolari che non sappiamo, tipo che questa madre così gaia in realtà è la sorella della famosa Mosca, no? Il grande amore di Montale, e che la sorella sposa Adriano Olivetti e che poi ha una storia con Carlo Levi da cui nasce una bambina, e a un certo punto ci rivela, cosa che non sapevo, che il Beppino a 70 anni è costretto ad andare a Liegi
ed ha una sbandata per una sua giovanissima allieva che è Rita Levi Montalcini. Uno dice, ma insomma, questi non fanno un passo che non smuovano mari e monti. Un fratello si sposa con Jean Modigliani, no, la figlia di Modigliani, il padre dice che Modigliani fa brodellezzi. Quindi veramente lei ha creato questa piccola recherche. E l'ultima lettura che facciamo è la prima pagina di Lessico familiare che abbiamo amato tutti. Nella mia casa paterna, quando ero ragazzina, a tavola, se io e i miei fratelli rovesciavamo il bicchiere sulla tovaglia o lasciavamo cadere un coltello, la voce di mio padre tuonava: «Non fate malagrazie!» Se insuppavamo il pane nella salsa, gridava: «Non leccate i piatti! Non fate brodeghezzi! Non fate potacci!» Brodeghezzi e potacci erano per mio padre anche i quadri moderni, che non poteva soffrire. Noi siamo cinque fratelli. Abitiamo in città diverse, alcuni di noi stanno all'estero e non ci scriviamo spesso. Quando ci incontriamo possiamo essere l'uno con l'altro indifferenti o distratti. Ma basta fra noi una parola. Basta una parola, una frase. Una di quelle frasi antiche, sentite e ripetute infinite volte nel tempo della nostra infanzia. Ci basta dire: «Non siamo venuti a Bergamo per fare campagna», o «Di cosa spessa l'acido solfidrico?» Per ritornare a un tratto, per ritrovare a un tratto i nostri antichi rapporti, la nostra infanzia e giovinezza legata indissolubilmente a quelle frasi, a quelle parole. Una di quelle frasi o parole ci farebbe riconoscere l'uno con l'altro, noi fratelli, nel buio di una grotta, fra milioni di persone. Quelle frasi sono il nostro latino, il vocabolario dei nostri giorni andati, sono come i geroglifici degli egiziani o degli assiri babilonesi, la testimonianza di un nucleo vitale che ha cessato di esistere ma che sopravvive nei suoi testi salvati dalla furia delle acque, dalla corrosione del tempo. Quelle frasi sono il fondamento della nostra unità familiare che sussisterà finché saremo al mondo, ricreandosi e resuscitando nei punti più diversi della terra. Quando uno di noi dirà «Egregio signor Lippmann!» e subito risuonerà al nostro orecchio la voce impaziente di mio padre: «Finitela con questa storia, l'ho sentita già tante di quelle volte!» Thank you.
Allora, io ho un'ultima domanda per Sandra prima che arrivi, ahimè, necessariamente in tempi un po' contratti, vista l'ora, il fatidico momento della domanda del pubblico, qualora ci fosse. La domanda è un po', anzi, senza un po', è uguale a quella rivolta in questi tre giorni a Evelina Sant'Angelo, a Romana Petri, quella che va a chiudere l'inverno del nostro scontento versione giorni della, della Merla. Cosa può fare o deve fare o può immaginare di fare la letteratura in tempi bui, bui quelli di Natalia, bui in un altro modo, i nostri? Io me la cavo dando ancora una volta la parola a Natalia, perché veramente certi suoi scritti sembrano fatti per i nostri giorni, impressionante. Allora, questa è una polemica che lei fece con Rosetta Loi, fra l'altro sua amica, scrittrice che lei aveva aiutato a esordire, è del 12 febbraio del 1989 sulla Stampa. In un articolo uscito giorni fa, Rosetta Loi parlava degli scrittori di serie A e B e C e diceva che lei era in passato uno scrittore di serie B o C e ora, dopo la gran fortuna del suo ultimo libro, Le strade di polvere, è diventato uno scrittore di serie A. Rosetta Loi è una persona a me cara, ma qui c'è qualcosa grazie, che mi irrita e che non capisco. Perché usare questo linguaggio sinistro da gara sportiva, linguaggio consueto nel gioco del calcio, ma qui fuori luogo? Non credo sia bene ingabbiare gli scrittori in queste lugubri categorie e soprattutto non trovo giusto che lo facciano gli scrittori. Il discorso si allarga quindi all'editoria, che sempre più insegue vagheggiati bestseller trascurando libri e autori più interessanti, ma destinati a un pubblico numericamente esiguo. Di nuovo la parola a Natalia. Gli editori non stampano un libro che pure forse gli piace per paura di un insuccesso. Gli scrittori nello scrivere si chiedono dubbiosi e sgomenti quali siano i mezzi idonei per avere soldi, fama, premi e articoli sui giornali. La gente non compra un libro che magari l'incuriosisce perché non se ne dice nulla sulle pagine dei giornali o perché non c'è nelle liste dei libri più venduti. L'importanza di un libro, sostiene Natalia, non ha nulla a che fare con certi primati che certo rendono soddisfatti autori ed editori, ma questi sono fatti loro, non della letteratura. Virgolette, nella realtà esistono soltanto i libri belli e i libri brutti, i libri che durano e i libri che muoiono, i libri che torniamo a leggere e a rileggere dopo anni e anni e i libri che non rileggeremo mai. Tutto il resto sono chiacchiere. E conclude richiamando gli editori alla loro missione, che è quella di pubblicare libri destinati a durare nel tempo. Dovrebbero gli editori astenersi dal pensare troppo al presente, ai bestseller, alle leggi del mercato e agli articoli dei giornali. Quanto agli scrittori, a queste cose è meglio che non ci pensino mai. Nello stesso anno, quando Salman Rushdie fu raggiunto dalla fatwa dell'Ayatollah Khomeini, Natalia scrisse, sempre sulla Stampa, il 2 di marzo, è stata condannata a morte in Rushdie non soltanto la libertà del pensiero, ma la purezza, la perfetta ed eterna innocenza dell'immaginazione, semplicemente per un romanzo che ha scritto, semplicemente per aver obbedito all'impulso della creazione. Essa è sacra. Allora, dopo le bellissime parole di Natalia Ginzburg, non solo lette ma ricercate, ritrovate, restituite da Sandra Petrignani, io mi alzo per vedere se c'è almeno una domanda che viene sulla letteratura, se una domanda da lì, non c'è? Da lì, non la vedevo effettivamente. Grazie. Allora, avevo pensato, no? Siccome, come ha detto anche la professoressa Tancredi, noi stiamo studiando proprio la letteratura corsara, abbiamo iniziato studiando le operette morali di Giacomo Leopardi, abbiamo fatto il collegamento con Pierpaolo Pasolini e stasera appunto con Natalia Ginzburg. La mia domanda è,
In una società odierna, nel 2019, in cui le priorità della società, delle persone, sono cambiate completamente rispetto a uno o due secoli fa, come si immagina lei una Natalia nel 2019? Me la immagino uguale, identica a quella dei suoi anni, perché veramente si trovano tante risposte alle nostre domande nel suo impegno, nei suoi articoli, quindi me la immagino disgustata e battagliera, ecco. Non me la immagino su Twitter o su Facebook, questo no, devo dire che non credo che... Troppo snob, perché c'è anche un lato snob, Natalia. Allora, fermo restando che nel mitologico angoletto di sinistra potete trovare i libri di Sandra, e Sandra li firmerà generosamente, credo, Lucia, che siamo arrivati ai titoli di coda, dei titoli di coda. Sì, perché questo è l'ultimo giorno della quarta edizione della Merla. Dobbiamo dire come saremo, siamo tanto dispiaciuti. Però torniamo. Continuasse ancora. Torniamo l'anno prossimo, nella quinta edizione dei giorni della Merla. Sì.